Da maggio la situazione qual è? Siete occupanti? Onestamente no, perché noi dal 1° maggio, sembra un gioco di parole, ma ci occupiamo della gestione, della continua gestione della struttura, perché siamo stati abbandonati dal Comune di Roma. Nella gestione quotidiana del canile non è cambiato niente, è solamente cambiato il fatto che non riceviamo più soldi e non riusciamo ad andare avanti. E che voi lavoratori quindi non state ricevendo lo stipendio? Noi lavoratori non stiamo ricevendo lo stipendio. Questo cibo che vediamo qui è frutto di donazioni? Sì, donazione dei privati che ci donano dei soldi, e noi cerchiamo di comprare, diciamo, sempre lo stesso tipo di cibo per non variare, perché al cane non gli fa bene, però a gran parte è tutta donazione. Qui facciamo l'arte del recupero, tutta la mondezza che troviamo, recuperiamo, sistemiamo, cerchiamo di mettere una toppa, perché come vedi è un po' abbandonato, qua il comune proprio se ne sbatte, potremmo essere anche morti, quindi... Voi e anche cani? Cioè, i cani in primis, che c'hanno diritti loro? Abbiamo rapporti con l'ASL diretti, anche se siamo considerati occupanti abusivi. Per cui voi poi fate il giro di tutte le gabbiette, sì, e date la terapia ai singoli, sì, cani che ne hanno bisogno? Sì, in base sempre a come ci, diciamo, aggiornano le terapie i cani. E le medicine chi ve le dà? E in parte ce le fornisce la ASL e in parte dobbiamo comprare noi con le donazioni dei cittadini. Il 26 di ottobre abbiamo depositato alla Procura della Repubblica una denuncia contro il Comune di Roma per abbandono e maltrattamento di animali, in ragione del fatto che non si sia più provveduto all'alimentazione e alle esigenze dei cani, per interruzione di pubblico servizio, perché il Comune di Roma non ha provveduto più in alcun modo alla gestione del canile e il canile sta funzionando soltanto con i lavoratori, che non hanno interrotto assolutamente nessuna attività. Si faccia chiarezza su questa gestione, sia riconosciuta ai lavoratori il giusto stipendio, ogni procedura di aggiudicazione o di gestione futura che il Comune farà debba assolutamente includere questi lavoratori col mantenimento di tutti i posti di lavoro.